Presidente Chiodi ha espresso la propria contrarietà all'installazione di centrali nucleari nella regione Abruzzo. No, io non ho detto la contrarietà, io ho detto sono favorevole inevitabilmente alla soluzione dell'energia nucleare. Ritengo che Obama abbia tante centrali nucleari, che si può anche permettere di non farne qualcun'altra. Ritengo che sia il sistema migliore in assoluto, fatto tutti i pro e i contro e di tutte le situazioni che ci sono. Sono convinto che il petrolio finirà, non vogliamo il petrolio, non vogliamo le centrali nucleari. Io non credo, anzi sono convinto, che con le energie rinnovabili noi non riusciremo mai, dico mai, nemmeno, certo allo stato attuale della tecnologia, a non riusciremo mai a far fronte al fabbisogno di energia della quale la nostra civiltà, la nostra società ha bisogno. Quindi dobbiamo scegliere la tecnologia che ha il rapporto costi-benefici più interessante, ma non possiamo dire no a tutto. Quindi io sono favorevole al nucleare. Dico però che nel momento in cui viene fatta una domanda così generica, mi si dice: ma lei che prevede se venisse messa una centrale nucleare nella sua regione? Lei ritiene che possa essere messa una centrale nucleare nella sua regione? Io dico: guardi, le centrali nucleari sono assolutamente necessarie. Nella mia regione, che è una regione che ha una fascia costiera fortemente antropizzata e una fascia non costiera dove ci sono parchi nazionali, credo che non sia il luogo adatto per mettere una centrale nucleare. Semplicemente questo ho detto. Ma da qui a dire che la mia regione è una regione denuclearizzata ne passa tantissimo, anche per le ragioni che sono state dette da... E perché poi ha una valenza esclusivamente politica, perché le centrali nucleari verranno messe da qualche parte ed è una fortuna che vengano messe da qualche parte. Naturalmente dovremo affrontare il disappunto di tanti altri che voi ritenete opportuno che si possa invece riscaldare i nostri anziani anziché con il petrolio, anziché con l'energia nucleare, magari con l'energia da fonti rinnovabili. Non c'è una prova ovviamente per fare questo. Io credo che, secondo me, purtroppo questa, per come è stata posta, perché rispecchia un'impostazione ideologica, non rispecchia un'impostazione che tiene a che fare con l'eventualità eventualmente di installare una centrale nucleare, con quali caratteristiche poi. Non sappiamo quali caratteristiche, non sappiamo che centrale nucleare è, non sappiamo che bisogno ha, che bisogno di territorio ha, non sappiamo niente. Con un'impostazione ideologica diciamo la nostra regione è denuclearizzata. Si tratta di un'azione politica questa, non di un'azione dettata dal buon senso. Grazie. Oh, niente di male contro l'azione politica, però non possiamo votarla. L'argomento è davvero stimolante. L'intervento del Presidente Chiodi merita da parte mia una puntualizzazione. No, molto breve, cioè, lì dove il Presidente ha detto che la realizzazione di centrali nucleari è necessaria in Italia e in tutto il mondo, rispetto a questo io devo sottolineare come ormai da alcuni anni la produzione di energia da fonti rinnovabili abbia di gran lunga superato da un punto di vista quantitativo la produzione di energia derivante da centrali nucleari. Devo anche sottolineare che gli Stati Uniti d'America, così come la Germania, sono dati che trovate su internet, su qualunque sito specializzato. Devo anche ricordare che negli Stati Uniti d'America, così come in Germania, l'abbandono del nucleare non è legato da valutazioni estemporanee, ma l'abbandono del nucleare è legato semplicemente al fatto che le regole del mercato e della concorrenza non lo rendono più conveniente. Il nucleare si è mantenuto in questi anni negli Stati Uniti solo grazie ad incentivi pubblici, somiglia molto al CHIP 6 che ricordava prima Maurizio Acerbo. Al di fuori di un sistema di incentivi pubblici il nucleare non è più conveniente, per la semplice considerazione che è stata fatta negli Stati Uniti d'America che le fonti rinnovabili rispetto ad 1 miliardo di investimento pubblico sprigionano 2 miliardi di investimento da parte di privati e per l'ulteriore considerazione che 1 miliardo di investimento sul nucleare produce una quantità di energia pari alla metà rispetto alla stessa somma investita in fonti rinnovabili. C'è poi un ulteriore aspetto che è quello legato alla disponibilità dell'uranio. Il Presidente Chiodi saprà perfettamente che negli ultimi anni è stata talmente esigua la disponibilità di uranio da costringere la Francia, per esempio, a fare ricorso agli armamenti dismessi dell'ex Unione Sovietica. Il Presidente saprà perfettamente che negli ultimi anni il costo dell'uranio si è decuplicato
E il Presidente saprà perfettamente, questo è il timore degli Stati Uniti e di altri grandi paesi, che c'è la fortissima preoccupazione di sostituire negli Stati la dipendenza dal petrolio con la dipendenza dall'uranio. C'è poi l'ultimo tema, che è un punto di forza del sistema Italia, quello di non dover lasciare in eredità alle future generazioni la bonifica dei siti e lo smaltimento delle scorie. Noi viviamo in un paese e in una regione che molto spesso fa fatica a smaltire i sacchetti di spazzatura. Io temo che l'Italia, così come è organizzata adesso, farà fatica ad organizzare un sistema di smaltimento delle scorie. Tutto questo però investe competenze nazionali. Per tornare a livello locale, anche io ho letto con favore questa dichiarazione di principio del Presidente, che diceva a prescindere dalla diversità di valutazione di prospettiva sulle fonti, sull'approvvigionamento delle fonti energia, che sottolineava l'incompatibilità del nostro territorio rispetto alla possibilità di ospitare una centrale nucleare, perché il problema è apertissimo, lo ha detto Scajola ha detto che lo Stato non farà più nulla, saranno le società private, le strutture economiche ad individuare i siti sulla base di regole e di criteri predisposti dal governo e a realizzarle. Quindi credo che sia importante da parte della Regione Abruzzo trasmettere un segnale forte e chiaro dal punto di vista del Consiglio regionale, della maggioranza che ha reso la dichiarazione di qualche giorno fa attraverso il suo Presidente, e dalla opposizione che ha presentato questa risoluzione. Io credo che sarebbe tranquillamente accettabile la votazione di un documento politico che manifesta questa indisponibilità legata a fattori obiettivi e non ad approcci ideologici, questa indisponibilità del territorio regionale ad ospitare siti nucleari. Grazie, allora, Presidente.